Atto 1716. Prego, consigliere Mancini. Grazie Presidente, parliamo dell'atto 1716, diga di Casa Nuova sul fiume Chiascio, compensazione per i territori interessati. Questa diga, caro Assessore e colleghi, è una delle altre opere significative che una certa lungimiranza politica del passato, che oggi forse ce ne sarebbe ancora più bisogno, costituisce un altro elemento di tutela dell'ambiente, ma soprattutto anche di protezione dell'agricoltura e soprattutto di riserva significativa per l'alimentazione e la potabilizzazione delle acque per i nostri cittadini. Ricordato che la diga che ha generato il lago di Valfabbrica, denominata diga di Casa Nuova sul fiume Chiascio, ricadente nei territori di comuni di Valfabbrica e di Gubbio, con la sua disponibilità di 145 milioni di metri cubi annui, è in grado di corrispondere alle necessità idropotabili della città di Perugia e altre città minori, oltre che alle esigenze idriche della maggior parte del territorio irriguo dell'Umbria. Circa 65.000 ettari territoriali dislocati nella Valle Umbra fino a Spoleto, nella Valle del Tevere fino a Todi e nelle valli minori dei torrenti Nestore, Caine e Gente. Considerato che lo sbarramento sottende un bacino idrografico di circa 471 km quadrati e determina uno specchio lacustre lungo oltre 20 km, esteso su una superficie di 9 milioni di metri quadri. Questi sono i numeri significativi di questa importantissima opera. Il progetto iniziale prevedeva un volume accumulabile di acqua pari a 224 milioni di metri cubi, 24 dei quali destinati alla rigenerazione dei deflussi, quindi al mantenimento dell'ambiente, 14 agli interrimenti e 186 milioni alla regolazione pluriennale, con ampia elasticità dell'uso plurimo delle acque, irriguo, uso civile, industriale e soprattutto anche ecologico. Tuttavia, a seguito dell'entrata in vigore delle nuove normative antisismiche, si prevede un accumulo massimo temporaneo di circa 52 milioni. Quindi questi cittadini devono saperlo, potenzialmente quella diga è oltre 200 milioni di metri cubi e invece ne possiamo oggi disporre di 52. Questo dovrebbe un attimino far riflettere che quando si progetta le opere, grandi idee, ma poi tocca fare con un certo crisma, quindi portando indietro l'orologio, caro Presidente, in una terra piena di terremoti mi sono posto delle domande, come mai non sono state fatte procedure che già si sapeva che in Umbria c'erano i terremoti, ma questo è un altro aspetto che non è oggi l'oggetto della mia interrogazione. Ricordato che il volume di materiale impegnato per la sua costruzione è di circa 5 milioni di metri cubi e un'altezza massima sul lago di 81 metri. Ricordato che la diga è stata realizzata in materiali sciolti, alluvionali, con nucleo centrale di terra impermeabile e due semicorpi laterali di ghiaia e sabbie alluvionali, fondato sulla roccia di base e protetto a monte da un rivestimento di lastre di calcestruzzo. Abbiamo visitato recentemente la diga di Montedoglio, la tecnologia costruttiva è pressoché la stessa. Considerato che la diga di Case Nuove sul fiume Chiascio costituisce uno strumento strategico per sopperire le necessità idropotabili idriche di gran parte dell'Umbria, ma che al tempo stesso è da considerarsi anche un costo in termini ambientali per i territori in cui è stata costruita. Tutto ciò premesso, colleghi, assessore, si intende interrogare la Giunta per sapere se possono essere previste compensazioni per i territori dei comuni di Valfabbrica, di Gubbio, in cui insiste la diga di Case Nuove sul fiume Chiascio. Faccio un appendice, assessore. Recentemente la Commissione ha svolto un'audizione nel comune di Citerna. Le allocuzioni di richiesta alle AUT sono state pressoché simili. La diga alla fine ci piace pure, grazie a Dio c'è anche questa, ma dai territori, dagli amministratori è venuto effettivamente una richiesta. Essendo una grande opera, per i comuni che chiaramente hanno visto impegnare una superficie così ampia, si chiede se sono prevedibili anche in futuro, non solo oggi,
o magari sono già previste forme di compensazione. Grazie. Prego, Assessore Morroni, Vicepresidente Morroni, prego. Grazie, Presidente. Consigliere Mancini, si rappresenta il progetto esecutivo dello sbarramento sul fiume Chiascio in località Casanova del Comune di Valfabbrica, firma del professor ingegner Filippo Arredi, venne approvato dalla quarta sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con voto 656 del 19 luglio 1973. La relativa concessione di derivazione delle acque è stata già assentita con decreto interministeriale del 29 aprile del 1971. I lavori principali per la realizzazione dello sbarramento, finanziati dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste, ebbero inizio nel maggio dell'81 e termine ufficiale nel luglio del 94. Con certificato del 14 dicembre del 2001 è stata attestata la regolarità degli atti amministrativi e contabili, con l'audito tecnico amministrativo, relativi all'appalto principale delle opere, mentre le operazioni di collaudo tecnico, ex articolo 14 del DPR 1363 del 59, iniziato nel 1985, sono tuttora in corso. Non vi sono disposizioni che prevedano compensazioni territoriali collegate alla realizzazione delle grandi dighe. Le norme relative alla valutazione di impatto ambientale prevedono la possibilità di disporre eventuali compensazioni nell'ambito delle misure previste per evitare, ridurre e appunto possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti generati da un'opera di cui si sta esaminando il progetto. Ma la normativa relativa alla VIA è entrata a far parte dell'ordinamento giuridico nel 1985 e quindi molti anni dopo l'approvazione del progetto della diga di Casanova. Ha comportato invece la previsione di qualche intervento compensativo la successiva autorizzazione di una piccola centrale elettrica alimentate dalle acque di deflusso della diga. Infatti, con determinazione dirigenziale della Regione Umbria, la numero 826 del gennaio 2022, del 27 gennaio 2022, è stato concesso all'ente Acque Umbre Toscane di derivare tramite diramazione posta nel comune di Valfabbrica dalla galleria che adduce le acque a pianello la portata media di litri al secondo 2030 per la produzione di 808 kWh da trasformare in energia elettrica. Essendo la potenza superiore ai 220 kWh, l'ente Acque Umbre Toscane è tenuta a corrispondere alla provincia di Perugia e al comune di Valfabbrica il sovraccanone annuo in ragione di euro 6,02 per kW di potenza nominale, come stabilito all'articolo 1 del decreto dell'Agenzia del Demanio il 7 dicembre 2021, per complessivi euro 4.864,16. Tale importo è soggetto a variazione sulla base della revisione biennale del sovraccanone, nella quale provvede con decreto l'Agenzia del Demanio. Acquisita la concessione di derivazione idrica, l'impianto idroelettrico di cui sopra, ubicato nel comune di Valfabbrica, è stato autorizzato, autorizzazione unica ai sensi del decreto legislativo 387 del 2003, impianti di energia rinnovabile, con determinazione dirigenziale della Regione Umbria numero 4106 del 17 aprile del 2023. Quest'ultima autorizzazione prescrive le seguenti compensazioni a favore del Comune di Valfabbrica. C'è intanto una compensazione economica della porzione di bosco sottratta, paragrafo 9.3, per la determinazione dell'esatto importo da versare a compensazione della superficie boscata sottratta si dovrà acquisire la valutazione di congruità alla competente agenzia forestale regionale prima dell'inizio dei lavori. Tale compensazione non è a favore del Comune ma del Servizio regionale foreste. Poi opere compensative di riqualificazione ambientale e mitigazione paesaggistica. 9.4. EAUT dovrà realizzare le opere compensative in favore del Comune di Valfabbrica, coerentemente a quanto previsto dall'allegato 2 decreto ministeriale 10 settembre 2010 che recita linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e con il comma 3 articolo 4 del Regio Decreto il numero 7
il regolamento regionale, chiedo scusa, numero 7 del 2011, disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, consistenti il riassetto dell'area adiacente e posta alla sinistra dello sbarramento, censita al catasto terreni al foglio 46 le particelle 32 e 55 rata, mediante la realizzazione di un'area attrezzata a verde e sosta, auto e biciclette, da destinare a parco pubblico fruibile da un punto di vista turistico, integrato con i percorsi naturalistici e ciclabili e ricadenti in un'area ben specificata e delimitata della via di Francesco e del sentiero francescano e di collegamento con gli itinerari della rete regionale. 9.5. Dovranno essere previste funzioni ricreative ed ambientali attraverso l'installazione di arredi per la sosta integrati con l'ambiente, oltre all'installazione di un punto di erogazione di acqua potabile e di impianto di ricarica elettrica per biciclette ed auto. 9.6. Le auto dovrà predisporre apposito computo metrico asseverato relativo alla quantificazione economica delle opere di compensazione di cui i precedenti punti 9.4 e 9.5, concordate con l'amministrazione comunale, coerenti con le disposizioni di cui all'allegato 2 delle linee guida 10 settembre 2010, redatti in osservanza del limite massimo previsto al comma 3, articolo 4 del regolamento regionale numero 7 del 2011. Il compito in argomento dovrà essere formalmente trasmesso all'autorità competente entro un anno dal rilascio della presente autorizzazione unica e prima dell'esecuzione delle opere compensative. Grazie. Replica per il consigliere Mancini, prego. Allora, grazie assessore, la risposta tecnica che lei chiaramente ci ha illustrato, e se possibile averne copia, assessore, perché noi, probabilmente lei già lo saprà, noi siamo domani a Castello del Lago parlando di Lago Trasimeno e finiremo proprio il 4 di luglio presso l'amministrazione di Valfabbrica, quindi non so se lei vorrà essere presente, ci fa piacere, o suo delegato, perché noi abbiamo fatto un sopralluogo, assessore, e abbiamo visto, c'è stata durante tutta la costruzione della diga fatta una strada che mette in comunicazione Valfabbrica con il compensorio Eugomino, tra l'altro una strada in buonissimo stato, che è stata chiusa. Noi c'è tanto di cancelli, quindi di conseguenza dobbiamo anche capire, giustamente Aute è quello che deve dare le più forti compensazioni a questo territorio, l'amministrazione di Valfabbrica su questa chiusura, eravamo col sindaco, ne è totalmente all'oscuro le motivazioni reali perché quella strada è stata chiusa. Per quello che ho potuto comprendere, assessore, pare che a seguito di questo evento franoso che poi abbia interessato un altro molto più a valle questo tema, per motivi precauzionali è stato chiuso. Resta il fatto che comunque la gente c'entra anche in bicicletta, quindi se è pericoloso o un impedisce vigila, assessore, oppure non è pericoloso, e tra l'altro c'è gente che con quella strada arriverebbe in questi comprensori molto più agevolmente. Invece è un'opera che lei sa benissimo, ci abbiamo messo 30 anni a farla ed era 30 anni che funzionava quella strada, perché è stata, diciamo, strumentale per la costruzione della diga. Quindi è un paradosso. L'altro aspetto, fermo restante esprimendo la mia soddisfazione per la risposta tecnica, resta il fatto che quel territorio, alla fine, diciamolo francamente, quella parte dell'Ugomino Gualdese e la parte di Valfabbrica sono territori che, come abbiamo fatto per la legge sui canoni idrici, e questo penso che debba valere anche per la diga di Montedoglio e il comprensorio Umbro Toscano, che queste grandi opere, ripeto, che chi l'ha pensata oggi gli va fatto un monumento, con tutte le motivazioni che non stiamo qui a ripetere, debba in qualche maniera, attualizzando l'importanza e il valore dell'acqua, sia remunerato in termini migliori gli amministratori e ovviamente i cittadini. Questo è quello che chiediamo, quindi rimane ampiamente soddisfacente la sua risposta, tempo, consigliere, perché ha dato delle notizie significative, e dopo mi avvicinerò se lei gentilmente può darmi la copia di quell'atto. Resta il fatto che autospinta dalla politica, quindi dalla regione Umbria e dalla Toscana, debba dare migliore sostegno
a queste comunità. Quindi dove ci sono questi grandi impianti, dove il valore dell'acqua sappiamo benissimo che oggi, lo vediamo in bolletta, genera ovviamente costi per le famiglie. Quindi penso che sia doveroso avere attenzione da parte di questi grossi enti. Concluda, consigliere. Grazie. Grazie. Andiamo con le due question time dell'assessore Agabiti. La prima, quindi oggetto numero 7, atto 1791, interrogherà il consigliere Fora e risponde l'assessore Agabiti. Prego, consigliere Fora. Buongiorno assessore. Alessio è un ragazzo di 16 anni, affetto da una grave forma di disabilità, che ha terminato con successo un percorso di istruzione alla scuola media Volumnio di Ponte San Giovanni e che dopo il diploma sta cercando un continuo formativo presso un istituto di formazione superiore. Non ci interessa entrare nel merito della vicenda né di individuare di chi è la responsabilità di ciò che è successo. Fatto sta che sono già diverse settimane che il caso di Alessio è andato anche sulla stampa, alla luce del fatto che non si riesce a perfezionare l'iscrizione presso l'istituto superiore individuato come miglior istituto per il percorso formativo di Alessio, che è l'ITIS Volta di Perugia. L'Istituto Tecnologico Volta, peraltro, è un istituto che negli anni ha costruito un alto livello professionale, sia nella qualità della docenza, sia nella qualità dell'inclusione sociolavorativa di centinaia di studenti con fragilità che hanno affrontato e con successo hanno costruito un percorso di emancipazione e di sostegno sociale ed educativo all'interno dell'iter educativo e formativo che gli è stato concesso. Come dicevo, non ci interessa entrare nel merito, sebbene abbiamo provato a ricostruire la vicenda, abbiamo capito che ci sono state iscrizioni tardive che sono arrivate all'Istituto Tecnologico, abbiamo capito che all'Istituto Tecnologico ci sono problemi di spazi legati a una fase di ristrutturazione di alcuni spazi legati alle classi. Fatto sta, assessore, che credo sia fondamentale che le istituzioni tutte si prendano carico di una situazione per la quale diventa, se non spiacevole, direi non dignitoso per la qualità educativa del sistema che anche noi rappresentiamo, perché aver costretto una famiglia a elemosinare un'iscrizione presso una scuola superiore, addirittura in più occasioni non riuscendo a trovare un interlocutore che è stato in grado di accompagnarli in questo processo educativo, io credo che sia una sconfitta delle istituzioni tutte. Sappiamo che dopo la segnalazione che insieme alla collega Forzi ho fatto in relazione a questo caso, è stato attivato un lavoro di coordinamento istituzionale intorno a questa situazione. Devo dire con franchezza che non c'era bisogno che si arrivasse a questo livello, cioè che la cosa assumesse un'evidenza pubblica, affinché le istituzioni scolastiche insieme all'ufficio scolastico regionale si attivassero. In ogni caso, prendiamo atto che dopo la segnalazione pubblica è stato attivato un lavoro di coordinamento attraverso il quale, peraltro lo ringrazio pubblicamente, il garante per la disabilità, il dottor Rolla, con il quale ho interloquito, so che si è attivato, che ha fatto un lavoro di coordinamento e di messa a rete delle istituzioni scolastiche ad oggi attivato, e questo è un buon segnale. Fatto sta, assessore, che ecco, l'interrogazione chiede di avere aggiornamenti intorno a questa situazione, e sinceramente da questa situazione io evidenzio una fragilità legata a una mancanza evidentemente di coordinamento che in alcuni casi le istituzioni scolastiche non riescono da sole a garantire, per motivi che, ripeto, non voglio analizzare.
e che però in termini sussidiari è fondamentale che quando succedono questi casi non si arrivi al livello in cui siamo arrivati per Alessio, ma che ci sia un livello di coordinamento tra istituzioni superiori volte a poter garantire per tutti gli alunni, per tutti gli studenti, per tutte le situazioni fragili, l'accesso a un diritto che è il diritto allo studio, che è oltre che un diritto costituzionale anche, credo, un dovere del nostro sistema pubblico ed educativo garantire soprattutto alle persone più fragili. Grazie. Prego, Assessore Gàbiti. Buongiorno. La Giunta regionale, per il tramite del garante dei diritti delle persone con disabilità, l'avvocato Massimo Rolla, che pubblicamente voglio ringraziare per la grandissima disponibilità e la solerzia con la quale ha avviato prontamente l'interlocuzione con l'ufficio scolastico regionale al fine di giungere alla miglior soluzione per lo studente e per l'istituto scolastico. In sede interlocutoria, quindi interlocuzione, è stato fatto presente all'USR che alla base della richiesta di iscrizione dello studente vi è senza dubbio un vizio di forma dettato dal fatto che l'iscrizione non è stata effettuata dalla famiglia nei tempi previsti, dunque entro il 4 marzo 2023. La stessa, essendo all'estero per sottoporre a cure mediche il ragazzo, provvedeva infatti alla richiesta di iscrizione presso l'ITS volta solo una volta, solo al loro ritorno e quindi in Italia, precisamente il 9 giugno 2023. Dunque, molto oltre il termine previsto, la dirigente scolastica dell'ITIS dunque si trovava nell'oggettiva difficoltà di accettare detta iscrizione effettuata tardivamente. Nonostante ovviamente queste doverose premesse preliminari, l'amministrazione regionale ha sottolineato l'importanza del superiore diritto dello studente di accedere quindi ad un percorso educativo scolastico garantito anche dalle norme ordinamentali, ma assecondando proprio le legittime aspirazioni, inclinazioni, garantendo altresì un percorso scolastico unitario e privo di frammentazioni tra i vari istituti. In prima istanza la richiesta che ha fatto il garante dei diritti delle persone con disabilità è stata quella di trovare adeguati spazi e risorse per l'inserimento dello studente richiedente. Se questo non fosse possibile, ha proposto di trovare degli spazi presso l'Istituto Marconi Pascal e in ultima istanza inserire il ragazzo presso l'Istituto Pascal con un piano didattico inclusivo e continuativo, nel caso in cui per ovviamente fattori oggettivi, cause oggettive, sia impossibile l'inserimento presso il Volta. Tale ultima ipotesi ha già avuto parere favorevole dal dirigente dell'Istituto Pascal, pertanto nel caso fosse necessario sarebbe percorribile sin da subito. In relazione alla prima possibilità, la dirigente scolastica dell'Istituto Volta ha fatto presente il difficile reperimento di spazi adeguati, come sottolineato anche dall'interrogante, a fronte anche dell'aumento delle nuove iscrizioni, della costante riduzione degli stessi, anche a seguito dei lavori di adeguamento sismico che inizieranno a breve e quelli che interesseranno tra i vari spazi anche spogliatoi, bagni della palestra, a cui si aggiungerà anche un bagno disabili. L'USR, su indicazione e sollecitazione dell'amministrazione regionale, ha comunque chiesto alla dirigente del Volta se fosse possibile prevedere una compressione degli spazi anche tramite lo sdoppiamento delle classi al fine di inserire lo studente nel percorso formativo adeguato e la stessa, accogliendo la richiesta, si è impegnata a vagliare tale possibilità in tempi molto stretti. Nel caso di reperimento degli spazi, ma in mancanza di risorse, l'USR si è impegnato altresì a fornire ulteriori risorse per procedere allo sdoppiamento della classe. All'esito dell'incontro, dunque, l'amministrazione regionale e le parti interlocutorie hanno concesso un breve lasso di tempo per poter verificare il possibile inserimento dello studente presso il Volta e nel caso le circostanze oggettive lo impediscano, il tempestivo inserimento presso l'Istituto Marconi Pascal nel pieno rispetto del diritto dell'istruzione e dell'inclusione scolastica. Grazie Assessore, prego Consigliere Fora per la replica. Grazie Assessore, anche io colgo l'occasione per ringraziare pubblicamente il lavoro fatto dall'Avvocato Rolla. È chiaro che in questa vicenda ci sono state una serie di responsabilità
credo che nessuna di queste possa essere imputata alla famiglia, sebbene abbia proceduto in termini ufficiali e formali in ritardo, ma ma non perché l'ha detto lei, lo dico io, lo dico io pubblicamente, perché ripeto la necessità e l'importanza che siano i sistemi educativi a sostenere i percorsi di fragilità. Tra le opzioni che oggi ci presenta, io credo che vada scongiurata, se possibile, la possibilità di operare una scelta, mi permetta di chiamarla così, di ripiego, ma una scelta secondaria, perché se le competenze, le abilità, le caratteristiche di Alessio corrispondono alla possibilità di poter frequentare un istituto tecnologico, che in questo caso è stato individuato nel Volta, io credo che dovremmo fare di tutto affinché questo avvenga e evitare di costringere un ragazzo a fare una scelta, diciamo così, di ripiego. Mi pare di capire che la via dello sdoppiamento delle classi sia una via percorribile. Apprezzo la disponibilità dell'Ufficio Scolastico Regionale, che lei oggi ci conferma aver dichiarato ufficialmente una disponibilità sia a investire in eventuali risorse aggiuntive dal punto di vista educativo, sia nel creare le condizioni legate al fabbisogno del personale. Mi pare che l'unico nodo rimanga la disponibilità degli spazi in funzione dei lavori di adeguamento sismico che sta impegnando la provincia di Perugia. Per cui, Assessore, ritengo che un ultimo sforzo, forse possiamo farlo insieme, io mi metto assolutamente a disposizione nello stimolare e sollecitare la provincia di Perugia, che è l'unico perno che a questo punto rimane da sensibilizzare, affinché possiamo insieme verificare se all'interno del piano dei lavori possa essere recuperato uno spazio per operare questo benedetto sdoppiamento delle classi, che è l'elemento finale, mi pare, attorno al quale ruota la scelta legata al percorso formativo di Alessio. Io in questo sono assolutamente a disposizione, direi che è utile farlo anche in tempi molto brevi, vista la tempistica dell'iscrizione. Grazie.